Un campo che oggi è dichiaratamente antifascista, come lo è tutta la nostra città, tutta la città di Venezia. Questa è la prima risposta che abbiamo dato alle minacce di Fiore, Sartori e Visentin apparse nei giornali, nella lettera che hanno mandato ai giornali il 16 marzo scorso. Questa è la prima risposta che la cittadinanza di Venezia riesce a dare, ed è una risposta grandissima. Siamo molti qua in questo campo oggi per questo aperitivo, e prima di goderci la musica e un po' di socialità come sappiamo fare noi, volevo dire due parole. Volevo dire che questo è sicuramente la prima risposta che sappiamo dare, ma Venezia e le minacce che ha ricevuto Tommaso non sono solo delle minacce personali, sono delle minacce che toccano tutti quanti, tutti quelli che in questa città fanno politica dal basso, che sono nei comitati ambientali, che sono nei collettivi studenteschi, sono tutte quelle lotte che ogni giorno portiamo avanti, come il coordinamento dei studenti medi, che da sempre ha diffidato la figura di Sartori, insegnante di una scuola negazionista, inneggiante il Ku Klux Klan, a insegnare nelle scuole. Noi quel personaggio non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo vedere a Venezia. E così ugualmente Fiore, quando abbiamo saputo che si candidava sindaco. La levata di questa città deve essere più grande ancora per poter far sì che capiscano subito che non c'è spazio in questa città per i fascisti, e noi ogni giorno saremo questi più tantissimi altri. Io invito tutti quanti, tutti quelli che sono venuti qua, chi se la sente, di fare un intervento e di portare le proprie testimonianze. Sicuramente l'abbiamo dimostrato anche nelle settimane scorse che questa città è antifascista e continuerà a esserlo. Noi siamo pronti, ci difenderemo sempre, soprattutto non abbiamo paura di minacce di tre figuri come quelli di Fiore, Sartori e Visentin. Saremo sempre tutti uniti, tutti insieme, da chi è occupante di casa, a chi combatte nei comitati ambientali, a chi sta nei collettivi studenteschi, a chi è libero cittadino e vuole questa città aperta e solidale, come invece non vogliono quegli sporchi fascisti che altro non sono di Forza Nuova.